Grazie, grazie, è andata. Sta finendo però. Ci abbassiamo un po'. Io mi abbasso volentieri. Ecco, dai, oh, stiamo un po' comode. Perché sennò questi sgabelli ci mettono. Come stai? Bene. Direi brilli. Bene. Brillo per te, eh. Io di solito nero, bianco, lo so, sai. Infatti, so... mi stupisci. Sì, anche io di me. Che è successo? Bene. Allora Giorgia, noi ti vogliamo conoscere un po' meglio perché sei entrata nelle nostre case in maniera prorompente, sei un punto di riferimento anche per l'autorevolezza del ruolo che ricopri, ma vogliamo scoprirti di più. Prima un bel video. Bambina, addirittura TGR, proprio... Sì, le primissime cose che immagini fa. Che non vedevo, che avevo rimosso. Anche. E non ne hai ancora viste altre. Ah, ecco, molto che bene. Stanno per arrivare. Però la cosa che mi piace molto, no, e che è giusto anche che a casa sappiano, è che un giornalista televisivo deve essere pronto a fare tutto. E a partire immediatamente, quando ha ruolo di inviato, a saper gestire qualunque situazione si trovi di fronte. Qual è l'episodio, se c'è, che ti ha invece un po' sopraffatta, ti ha messo alla prova con le emozioni? Con le emozioni la pandemia, Francesca, sì, perché ci siamo trovati, poi ero arrivata al Tg1 da poco, dopo Rai Sport, la domenica sportiva, e devo dire ci siamo trovati a gestire anche noi un'emergenza, a raccontare qualcosa che non conoscevamo, quindi abbiamo faticato anche a star dietro a tutto quello che era nel flusso delle notizie, cercare di essere chiari, di spiegare a casa che cosa stava accadendo, quando anche noi dovevamo affidarci a degli esperti, che anche gli esperti all'epoca, certo, ricordi, comunque erano, si trovavano davanti a una cosa mai vista, quindi quello sì, e poi la paura, quindi in quel caso la figura, anche il ruolo del giornalista rigoroso, informato, che studia, lotta un po' con quella che è la parte emotiva, quindi con la paura per i propri cari, abbiamo visto, vedevamo e abbiamo raccontato quello che accadeva a Bergamo, quindi famiglie spaccate, spezzate, quindi quella è stata forse l'esperienza più forte, quella che più mi ha colpito, che anche emotivamente, che mi porto comunque dentro. Tu hai fatto la scuola di Perugia. Sì, di giornalismo. Della e hai iniziato nella tua regione, perché tu vieni da Fabriano. Dalle Marche, sì, Fabriano. Quando sì, ti hanno detto prova a condurre, cosa hai provato? Allora, intanto c'era nel filmato che abbiamo visto anche una delle prime interviste della scuola di giornalismo, quindi ancora quando era, possiamo dire, un gioco, no? Comunque ti allenavi e ti esercitavi. Quindi l'avevamo già fatto alla scuola, ma chiaramente la scuola era un'esercitazione, esatto, così. Quando me l'hanno detto all'inizio, tra l'altro io ho cominciato con Buongiorno Regione, che è un po' una piccola trasmissione che dà il buongiorno, quindi hai il traffico, il meteo, la rassegna stampa, l'ospite, l'inviato. Lì all'inizio rivedermi oggi è un altro mondo, perché chiaramente sei impacciato, sei... Noi non ti abbiamo trovato. Non mi hai trovata, ma insomma. Vediamo se rivedendoti ti trovi impacciata oppure no. Secondo me no. Guardate quanto era brava già all'inizio. Benvenuti al telegiornale della Rai delle Marche. Questa era la nostra ultima notizia, noi ci fermiamo qua, grazie per essere stati con noi. Appuntamento a 00:10 all'interno di Linea Notte. Buona serata a tutti. Un minuto di vergogna. Perché? Ma i capelli, ma è
era completamente un'altra, la voce, era l'inizio, però bravi, bravissimi che avete trovato queste immagini, non le vedevo da 10 anni. Che c'ha la tua voce? Beh, lì era ancora, era molto meno strutturata, se vuoi, forse, buonasera, allora, dall'ultima notizia, era... Mi ha fatto effetto, devo dire, non le rivedevo da una vita. Come nasce in te questo desiderio di fare la giornalista televisiva? Allora, televisiva poi, devo dire, è arrivato dopo. Okay. Io volevo scrivere da bambina. Vengo da una famiglia di appassionati di cinema, mio padre è un archivista, poi di musica, colonne sonore, quindi sono cresciuta un po' in questo mondo magico del cinema. Quindi volevo scrivere sceneggiature all'inizio, poi in realtà all'università ho fatto si facevano quei corsi per accumulare crediti, l'ho fatto in un giornale locale, mi sono appassionata, ho trovato un direttore di quelli duri di una volta, proprio che ti mettevano anche sotto pressione, lì ho capito, ci ho creduto, ho detto vabbè posso provare a fare questo lavoro, ho capito che tutto quello che era fuori dall'ordinario poteva diventare una notizia. Me ne sono resa conto poi stando in strada, quindi ho cominciato davvero stando tra la gente raccontando storie, che è un po' una sceneggiatura se vuoi, perché poi anche il cinema si ispira alla realtà e scrive storie. Io racconto storie, sono un tramite tra la storia, appunto, il pubblico, e quindi forse mi sono avvicinata a quello che inizialmente da bambina poteva essere un sogno. Che bimba sei stata? Una rompiscatole. Sì, rompiscatole, vivace. Beh, anche una, come vedi, molto attenta alle pulizie. Ancora, vabbè, qui con tuo fratello, insomma. Questo è mio fratello. Sono stata una bambina che ha fatto impazzire parecchi genitori, perché comunque molto testarda, mi sono sempre battuta poi per fare delle cose. Ho avuto un fratello più grande molto più tranquillo. Quindi tutte le prime battaglie così le ho portate a casa io. E il piccolo, infatti, si è trovato tutte le porte aperte, infatti... Mi deve ancora diverse cene, diciamo. Ecco, glielo ricordiamo adesso. Eccolo. La tua carriera inizia quindi alla TGR Marche, approdi al TG1 e ti vediamo in questo filmato. Immagini e fotografie che ci accompagnano, come abbiamo appena visto, e immagini come questa, l'immagine di queste mani. Con che cosa apri il concerto stasera? Vi faccio questo spoiler, apro con Amen, che poi è il brano che... da un certo punto di vista, anzi che rappresenta sicuramente l'inizio della mia carriera. Eccolo qua, Cesare Cremonini. Buonasera a tutti, Cesare, ciao a tutti, grazie per essere a voi. Qui ce lo ricordiamo tutti, per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue, ma di chi sono queste lacrime? La tua canzone del cuore, e ti chiedo se ce ne non fai ascoltare. Non dirti mai che siamo stati a letto per un giorno intero, e la paura di quel temporale come ci stringeva. Abbiamo combinate, anche al TG1, hai visto, il pianoforte in studio, sì, con Gigi D'Alessio. Sì, delle novità grandiose di questa ultima stagione del TG1. Adesso però noi vogliamo sapere come si svolge la giornata tipo di un hardcore woman famosissima come te. Ci facciamo aiutare da delle schede. Ok. La prima è questa. La giornata tipo di Giorgia Cardinaletti. A che ora si sveglia? A, prima delle 8, attorno a mezzogiorno o dipende da cosa ho fatto il giorno prima? Ti direi tra la A e la C, ma la perché mi sveglio sempre prima delle 8, anche se faccio molto tardi. Sì, anche se... Ma cosa applaudite? Grazie per la... Cosa applaudite? Questo è un modo per delegittimare la loro conduttrice, in realtà. Cosa? Però i giornalisti di una volta, come sai, facendo molto tardi la sera, si svegliavano intorno a mezzogiorno. Ma quindi fatti, beati. Ma chi fare? Me lo fa fare? No, perché poi si legge, c'è la lettura dei giornali, poi la prima riunione del mattino, poi parli con il vice direttore di turno che farà l'edizione, poi magari, ecco, mangi a pranzo, mi ritaglio la pausa pranzo, guardo il TG1 delle 13:30, riunione alle 16. Non si stacca mai? Mai. Trucco. Sommario, poi c'è questa parte, noi lo chiamiamo in gergo lo strillo, che facciamo dentro l'eredità, no? Dentro qui dove diamo i titoli. Sì. E poi dopo si va in onda col telegiornale. Quindi devi essere pronta prima dello strillo. Quindi tu alle 7, io di solito alle 7 sto in studio, pensate, 55 minuti prima dell'inizio del TG. E sei a studiare? E sto lì, accendo tutto, sistemo le macchine, faccio, guardo il sommario che nel frattempo si compone, no? Quindi tutti poi... E da lì... Una volta ti venga a trovare, ti venga a dare fastidio. Vieni. Seconda grafica, vediamo come procede la giornata. Allora, un po' ce l'hai anticipato. Comunque, prima azione, dopo il risveglio. Che cosa fai? Controlli il cellulare,
cerchi di capire chi sei e dove ti trovi o accendi la televisione per le notizie? A, C. Prima controlli il cellulare perché sai già dove sei te. Sì, sono su quello... Oddio, può capitare di tutto, però tendenzialmente sì, lo so. Io no, perché... È preoccupante questo gesto, il primo gesto che facciamo ormai tutti, no? Da casa. Sì, è vero. Prima cosa che fai, guardi il telefono. Chi mi ha cercato? Poi io tengo anche il telefono acceso perché non si sa mai. Comunque, di notte succedesse qualcosa. Quella vibrazione, sempre. Sì. Tante volte. Bisogna essere sempre pronti. Sì. Mm. Non chiamatemi alle 3 di notte, perché se non è urgente, insomma. Altra scheda. Appena arrivata in redazione, Giorgia Cardinaletti cosa fa? A. Legge giornali e le agenzie. B. Ritocca il trucco. C. Prende il caffè con i colleghi. Dai, prendo il caffè con i colleghi. Ma veramente? Perché i giornali li ho già letti. Il cellulare l'hai già visto? Il cellulare l'ho già visto. E... il trucco è troppo presto perché poi ci vado la sera. E con chi lo prendi il caffè? E con appunto i colleghi di redazione, anche se ti dico prima facciamo la riunione. Quindi chi c'è, poi finita la riunione, magari se riusciamo a prendere un caffè. Vai a prendere il caffè, ovviamente parli del giornale, allora io faccio questo, hai sentito l'inviato, tutti al telefono, quindi un caffè proprio di compagnia, come sì, vuoi sì, sì. Di amicizia. Sì, di confessioni profonde. No, purtroppo è tutto molto operativo già dal mattino molto ma Zucchini che ti dice la mattina? Lui sa dov'è, chi è alle 7? Secondo me no, però sento che c'è qualcosa nell'aria perché l'ho incontrato l'altro giorno, ho detto guarda che vado da Francesca anch'io, ha chiamato anche me, non essere geloso. E lui che ti ha detto? Ah sì, guarda che ti divertirai. Dico ma sì, non lo so che mi sì, ti divertirai perché lui ti manda a dire queste cose. Ecco, non lo sapevo. Ciao Giorgia, questa volta tocca a me, eh? Che dire di Giorgia? Noi ci siamo conosciuti qualche anno fa a Scampia durante una visita di Papa Francesco e lì ho subito apprezzato le sue qualità professionali e devo dire che Giorgia è davvero speciale, una persona per bene che ti sostiene, è complice, ti appoggia e poi ci facciamo davvero delle grandi, grandi risate in redazione. E poi si è fatta anche perdonare perché quando è andata a Tokyo a seguire le Olimpiadi non mi ha riportato nulla. Questa volta invece da Londra per l'incoronazione di Carlo III ha pensato anche a me e mi ha portato questo meraviglioso regalino e io davvero l'ho perdonata. Ciao Giorgina! Voglio molto bene ad Alessio, sì. Poi ha condotto lui, mi dava la linea con Perla di Poppa mentre ero a Londra, insieme a tutti gli altri inviati, l'incoronazione, quindi... Non potevi dimenticarti il regalo. Non potevo dimenticarmi il regalo. Ma guarda, ogni volta che si parte, tutti... Mi porti la calamita e il portachiavi? Perché poi c'è sempre il servizio che fai, quello sulle tazze, e allora sì. La tazza con Re Carlo, il portachiavi. Qual è il gadget che avete più? Allora cominciano ad arrivare tutti i messaggi dei colleghi. Io voglio la towel tea che è il... Ma c'hai le richieste, sì, devi avere la lista delle... Tutte le richieste, l'ombrello. Altra scheda grafica. Altra scheda grafica, perché noi continuiamo la tua giornata. A pranzo, tutto quello che c'è di buono te lo mangi? O non fare oggi ciò di cui potresti pentirti domani? O infine tisana in corpore sano? Quale scegli? Quello che riesco a mangiare, sai, perché il pranzo in realtà... No, tutto quello che c'è di buono, perché comunque cerco di mangiare bene a pranzo. Anzi, adesso poi sto cercando di mettere dentro carboidrati, proteine, per, come dire, cercare di mantenermi in forma. Però tendenzialmente mangio più a cena io. Perché i giornalisti hanno un atteggiamento frugale nei confronti del cibo. Sì, ma poi, poi dopo a cena si rovinano. Non però, è importante, non c'è la notizia. Non c'è niente di... Perché mangia davanti al computer, ho smesso di farlo, ma c'è stato un periodo che mangiavo. O comunque sei sempre col cellulare. Sì. Quindi meglio mangiare comunque se si può con qualcuno. Perché altrimenti io per esempio guardo il telefono o comunque guardo il telegiornale. Altra scheda arriva. Davanti alle notizie del giorno mi faccio delle domande, cerco la verità, prevedo cosa accadrà, che atteggiamento hai? Beh, intanto un po' li metti insieme tutti e tre questi punti. La prima cosa che fai è ti chiedi perché, dove è successo, chi c'era, quindi quella è chiaramente la prima domanda che ti fai.
cerchi di capire la verità prima poi di raccontarla o di fare un servizio, di dedicare uno spazio a una notizia, prevedi cosa accadrà. Di solito lo facciamo con un esperto, con qualcuno che segue un tema, e quindi cerchi di farti aiutare anche nell'approfondire un po' una notizia. Nella lettura degli eventi. Sì. Ascolta, Giorgia, c'è stato un momento della storia, soprattutto all'inizio della storia del giornalismo televisivo in Italia, ma possiamo dire nel mondo, dove non era tanto rilevante l'aspetto fisico, no? Poi però ha prevalso il modello americano e giornalisti e giornaliste, insomma, è richiesta la cosiddetta telegenia. Tu che ne pensi? Io non sono d'accordo, perché io penso che in televisione, ma così come nella vita, poi, ma questo è il mio pensiero, anche nel giornalismo, arriva l'umanità, cioè come sei, quindi anche come tu ti poni nel raccontare una storia, e secondo me le persone che ti seguono da casa lo capiscono, quindi al di là della bellezza, dell'aspetto fisico, dell'aspetto esteriore, arriva poi più quello che hai da dire. Io veramente ci credo, anzi cerco sempre, per quanto riguarda me, di essere anche magari un filo meno, per questo adesso vengo in giallo, ma se no un nero o bianco, perché comunque sobria, perché tu entri in casa di milioni di persone che in quel momento sono a cena e tu devi raccontare la giornata, no? Ma che orecchino ha? Ma che sai, no? Quindi questa è una cosa Non sei tu la notizia in quel momento, vuoi essere veicolo. Poi per carità non vai con la vestaglia o il pigiama, è ovvio, però una giusta sobrietà, secondo me. La giusta misura. Sì, una giusta misura. Sì. Voglio approfittare della tua presenza perché vorrei rinnovare un appello che, come sai, si è persa una bambina a Firenze. Sì. È una bambina di 5 anni, si chiama Cataleya Mia Alvarez, dovremmo avere anche la fotografia, ci tengo a mandarla in onda perché chiunque nella zona di Firenze, soprattutto del quartiere Novoli, dove questa bambina al momento risulta ancora scomparsa, non è stata trovata, sono tante le ipotesi in campo, ecco, chiunque la notasse, la vedesse, insomma, può contribuire naturalmente segnalandolo al 112 e chiamando i carabinieri del luogo. È una cosa importantissima e possiamo fare tutti la nostra parte. Noi abbiamo questo mezzo televisivo che ci permette di aiutare gli altri, in questo caso è proprio servizio pubblico. Giorgia, io ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio te. Francesca, complimenti ancora. La tua ruota è girata molte volte, sta girando molto velocemente adesso, noi siamo molto felici per te. Grazie. Un grande in bocca al lupo e buon lavoro, perché devi andare, eh? Cioè le notizie, a proposito, le notizie corrono, passano, a proposito. Ti stanno aspettando. Grazie.